tema di questa sera è la trasformazione in Cristo. È un titolo prestigioso. In realtà, alla trasformazione in Cristo pochi soltanto arrivano in questo mondo. Ma si arriverà a tutti nell'altro mondo, sebbene tutti non raggiungono il grado di maturità del Cristo, a cui pure siamo chiamati, tuttavia l'ultimo tocco sempre avverrà nell'altra dimensione. Ma finché siamo in questo mondo, lo Spirito è in azione dentro di noi, per cui noi tendenzialmente siamo in trasformazione, cioè siamo come intenzione verso la trasformazione in Cristo. Lo Spirito Santo compie in noi l'opera di cristificazione. E Paolo apostolo era innanzi, parlando ai cristiani, suoi figli, quando diceva: io sono innanzi per voi finché non si formi il Cristo in voi. E diceva ancora nella lettera ai Filippesi: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Per cui noi siamo in questa lenta trasformazione in Cristo. Noi non ce ne accorgiamo, ma ce ne accorgeremo un giorno di questa trasformazione lenta che opera lo Spirito dentro di noi. Avete visto mai una fabbrica così in una strada principale vengono eretti come delle paravedute, cioè non so come li chiamano in termine edilizio, ma vengono coperte le opere che vengono costruite al di là da un ponteggio, e in questo ponteggio poi applicato una rete o addirittura un tavolato, in modo che non si veda quello che dietro il tavolato oppure dietro questa rete fitta si compie. Una cosa simile avviene in noi, e l'immagine è tolta anche dall'Apostolo, il quale dice: noi adesso non sappiamo quello che siamo, perché tutto è nascosto, anche i nostri occhi, ma un giorno, quando sarà sgretolato come la paratia di questo corpo nostro, vedremo l'opera meravigliosa che ha fatto lo Spirito dentro di noi. Lo Spirito è in azione per trasformarci in Cristo Gesù, perché il Padre ha un solo Figlio e si compiace quando vede in noi l'immagine del Figlio. Se non vede in noi l'immagine del Figlio, non si compiace in noi. Perché? Perché lui si rispecchia nel Figlio, si rivede nel Figlio. Ed ami il Figlio perché vedi in lui l'immagine sua. Ora, se il Padre non vede in noi l'immagine sua perché noi portiamo l'immagine del Figlio, non si compiace in noi. Ed è così che in cielo tutti saremo all'immagine del Figlio. E quello è il bellissimo testo che abbiamo qui, tratto dalla seconda lettera ai Corinzi 3,18: e noi tutti a viso scoperto
riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Noi così abbiamo un cammino, passiamo di gloria in gloria, di immagine in immagine, ossia un'immagine sempre più perfetta del Figlio di Dio in noi. Alla fine della vita dovrebbe essere così, quando la paratia si scioglie, quando viene dissolta, noi dovremmo comparire agli occhi del Padre come immagine della gloria del Figlio suo. Comunque lo Spirito è in azione, e se noi collaboriamo con lo Spirito, ecco che questa deificazione, questa cristificazione avrà luogo. Parlando noi di trasformazione, proprio pensiamo a questa ultima immagine, di diventare come Gesù. Come Gesù in una azione lentissima dello Spirito, che lo Spirito compie con la nostra collaborazione, perché chi ha creato te senza di te non serverà te senza di te, dice bene Sant'Agostino. Questa immagine meravigliosa nostra la vedremo un giorno. Un'anima in grazia di Dio, un'anima che vive la vita di Dio, è una gloria meravigliosa. È come una stella fulgidissima nel firmamento di Dio, è opera dello Spirito, e tutte le opere dello Spirito sono belle. Quelle che noi siamo non lo sappiamo, ma un giorno ci vedremo come saremo. Saremo come stelle che rifulgono in perpetua eternità nel cielo di Dio. In attesa di vederci così come siamo e come saremo, cerchiamo di collaborare con lo Spirito per questa trasformazione. E allora vediamo quali sono i tempi della trasformazione. La trasformazione è lenta, continua, e incomincia dal battesimo, però possiamo dire altri stadi, seppure possiamo parlare di stadi, ma noi mentalmente dividiamo questo cammino dello Spirito in tre tappe, in tre fasi. Abbiamo una fase iniziale, che è quella battesimale, il battesimo. Col battesimo che cosa incomincia? Incomincia la vita nuova, ve l'ho parlato stasera, la vita nuova nello Spirito. Che cosa fa lo Spirito? Ci dà la vita di Cristo Gesù. È Gesù che mette dentro di noi il codice genetico secondo cui ci dobbiamo formare. Così il codice genetico, ecco, nel Figlio, generato dal Padre, c'è un codice genetico per cui il Figlio si svilupperà secondo l'immagine del Padre o della Madre. Ecco così, la somiglianza col Padre o con la Madre che prendono corpo lentamente nel Figlio. Già fin dalla nascita il bambino rassomiglia un po' al Padre o alla Madre, comunque ci ha abbozzato un po' il Padre o la Madre. Ma man mano che si va avanti, ecco, il carattere del Padre, gli elementi del Padre o quelli della Madre si manifesteranno nel bambino. Così è, e avviene perché c'è un codice genetico secondo cui si sviluppa il bambino. E così anche c'è il codice genetico dentro di noi, ed è lo Spirito del Figlio. Il Padre ha mandato dentro di noi lo Spirito del Figlio, in modo che noi ci sviluppiamo ad immagine del Figlio, ad immagine di Cristo. Ed è lo Spirito Santo che incomincia questa formazione del Cristo in noi, creando così il pensiero di Cristo. Paolo poteva dire, nel secondo capitolo, nella prima lettera ai Corinzi, con enfasi, forse noi non lo possiamo dire,
noi abbiamo il pensiero di Cristo. Noi possiamo giudicare tutti e tutto e non siamo giudicati da nessuno, lo diceva Paolo. Forse noi non possiamo dirlo, non siamo giudicati da nessuno e possiamo giudicare tutto e tutto, perché abbiamo il pensiero del Signore. Però è una verità, è il pensiero di Cristo che viene messo dentro di noi. La fede, sapete, è partecipazione al pensiero di Cristo. E perché il pensiero di Cristo è il pensiero del Padre? Cristo è il pensiero del Padre. Il Padre pensa ed ecco il Verbo. Il Verbo è il pensiero del Padre. E allora il pensiero di Dio, ecco che lo Spirito lo mette dentro di noi. È l'immagine di Dio, è lo specchio di Dio. Sapete quanta gioia deve sentire il Padre quando vede riprodotti in noi l'immagine del Figlio, perché ama immensamente il Figlio. E quando lo vede moltiplicato in 1000, 2000, 100.000, 1 miliardo di individui, gode il Padre, perché vede l'immagine del Figlio riflessa per opera dello Spirito del Figlio in tante e tante creature. Ci gode. Perché per questo lui ha creato l'uomo, perché portasse l'immagine del Figlio. E vedendo il Figlio in milioni di creature, ci gode, perché il suo piano si realizza. Ed è lo Spirito che gode nel poter dare al Padre da cui procede questa gioia di formare il Cristo in tante creature umane. Noi siamo la gioia di Dio, ed è lo Spirito che fa la gioia del Padre quando crea in noi il Cristo. E con quanta cura, quanta attenzione lo Spirito crea giorno per giorno il Cristo in noi, dandoci il pensiero di Cristo, la mentalità di Cristo, il giudizio di Cristo. E poi scende nel cuore e ci mette i sentimenti di Cristo, di compassione, di amore, il gusto della bellezza, il gusto dell'amore, la sapienza, la scienza, tutti quei doni di cui era arricchito Cristo quando Cristo disse lo Spirito del Signore su di me. E così spirito di sapienza, spirito di eccetera eccetera. Questo lo Spirito Santo ripete in ciascuno di noi, rimettendo in noi proprio lo spirito di Cristo, i sentimenti di Cristo, i gusti di Cristo. E l'ultimo tocco lo Spirito Santo lo farà nell'ultimo giorno, quando niente di meno che trasformerà il nostro corpo all'immagine di quello di Cristo. Innanzitutto lo risusciterà, già comincia fin da ora a formare dentro il nostro corpo il corpo spirituale con cui saremo nella gloria, perché questo corpo di carne non può entrare in cielo, perché la carne e il sangue detto non possono ereditare il regno dei cieli. Però dentro questo corpo di carne lo spirito forma il corpo, diciamo così, spirituale, in modo che sgretolandosi questo corpo spirituale resta, che è lo stesso corpo nostro spiritualizzato. Qui è difficile dire come avviene questo, è un mistero. Leggetevi comunque il capitolo 15 della lettera prima ai Corinzi, dove parla Paolo del corpo nostro spiritualizzato ad immagine del Cristo. E allora darà l'ultimo colpo lo Spirito quando risusciterà i nostri corpi e noi saremo come il Signore, trasformati così ad immagine dei figli di Dio e saremo per sempre nella gloria. Allora il suo Spirito Santo cesserà di operare perché ha compiuto l'opera sua. Lo Spirito Santo è un fabbricatore, è l'artefice, è il datore della vita. Noi nel credo, che è il credo di Calcedonia, Nicea Calcedonia, ripetiamo, credo nello Spirito Santo come Dominum et Vivificantem,
cioè Signore e Datore della vita. E noi lo invochiamo, vieni Creator Spiritus, vieni lo Spirito Creatore. Ancora non conosciamo lo Spirito Santo, è il Creatore. È il creatore di tutte le cose, perché il Padre opera nel mondo attraverso lo Spirito, come nel mondo della natura, così nel mondo della grazia. Opera attraverso lo Spirito, riflettendo il Verbo, cioè il pensiero di Cristo, o cioè meglio il Verbo, il che è poi il suo pensiero. Però è lo Spirito Santo, dice un salmo, emite spiritum et creabundum, la formula latina, io me lo ricordo in latino, manda il tuo spirito e saranno creati e tu rinnoverai la faccia della terra. Ed è detto un altro testo al Libro della Sapienza 2, ecco che il tuo spirito, Signore, è in tutte le cose, nel mondo della natura, ma soprattutto nel mondo della grazia. Lo Spirito Santo è l'artefice, è un architetto meraviglioso, è un disegnatore, è un creatore di progetti, un esecutore dei progetti del Padre. È sempre in attività, silenziosamente. Chi mai ha visto lo Spirito? È come il vento. Il vento l'avete visto, l'avete sentito. Soffia il vento e tu non sai di dove viene e dove vada. Tu lo senti, ma non lo vedi, così è dello Spirito. E dice il testo, così è chiunque è nato dallo Spirito. Non si sa come è nato, non si sa come è cresciuto, non si sa come è fatto, ma è lo Spirito del Signore Gesù che lo ha fatto così. Noi tutti siamo opere meravigliose dello Spirito, siamo creazione dello Spirito per la gioia del Padre. Collaboriamo con lo Spirito e non contristiamo lo Spirito. E adesso vediamo un po' questi tempi. Abbiamo il primo tempo, l'abbiamo detto già nel battesimo, il bambino già porta l'immagine, ma ancora il bambino ancora non ragiona, ancora non possiede una volontà ferma, ancora non ha un carattere formato, ancora indipendente, non può operare, però già è abbozzato come di domani, ad immagine di suo padre e di sua madre. Ed ecco un secondo stadio che noi chiamiamo lo stadio della crescita. Per chi sa di vita spirituale, corrisponde sopra e giù alla vita illuminativa. Voi sapete che nella crescita spirituale abbiamo tre fasi: la fase della purificazione, la fase della illuminazione e la fase unitiva dell'unione. Non è che queste tre fasi sono successive, sono diciamo contemporanee, però in un primo tempo predomina la purificazione, in un secondo tempo predomina la illuminazione, che è la prima vede dello Spirito. Chi cresce si crede già tanto, già arrivato, invece ancora non c'è niente, vedete? E poi, perché deve passare per le notti, la notte dei sensi, la notte dello spirito, deve attraversare il deserto, e come gli ebrei, i quali uscirono trionfanti attraverso il Mar Rosso, le acque si erano divise a destra e a sinistra, qui si va bene, e c'era una nuvola di giorno, sentivano la frescura, di notte erano illuminate, meglio di così si muore, e si cantava per la liberazione, e poi i guai vennero dopo, col deserto. E così anche avviene per noi, c'è quella fase in cui noi cresciamo, siamo pieni di virtù, di entusiasmo, di spirito, la preghiera va bene, tutto va bene, una cosa meravigliosa, aspetta che l'aspetto, e poi vengono le prove, grandi prove, comincia la prova, cioè la notte dei sensi e la notte dello spirito. E allora ecco la prima, un secondo stadio che è questa crescita bella, si cresce nelle virtù.
ossia le virtù di Cristo vengono innestate in noi, i sentimenti di Cristo vengono innestati in noi, e noi gustando le virtù di Cristo, i sentimenti di Cristo, l'amore di Cristo, ci sentiamo beati, soddisfatti, gioiosi. È uno stato bello, si chiama la primavera dello spirito. La vita spirituale. Forse tanti di voi sono in questo periodo. C'è la pratica gioiosa delle virtù, c'è tanta carità, tanto amore, tanto fervore. Ed è, si cresce, soprattutto se noi ci lasciamo formare dallo spirito, si cresce. È come l'età della pubertà. Ecco qua, perché vedete che ogni età c'è una crisi di crescita. Dopo la prima, possiamo dire, la puerizia spirituale, c'è una crisi di crescita, quella crisi che avviene nella crescita del bambino quando passa dalla fanciullezza attraverso la pubertà alla giovinezza. E così avviene una crisi in noi, una crisi di crescita. Noi abbiamo superato già una crisi di crescita nel secondo stadio e siamo nella giovinezza, la giovinezza dello spirito. Tutto è bello, tanto odore abbiamo, e sono le virtù che vengono ad illuminare il nostro cammino. Allora sentiamo tanto amore per Dio, tanto amore per il prossimo, e lo spirito che dentro di noi forma il Cristo. Se noi lo lasciamo fare, ecco che questo Cristo si forma realmente in noi, ma ancora non abbiamo attraverso le grandi crisi, due crisi ancora abbiamo, per passare attraverso le due notti dell'età matura. Però dicono alcuni, ci credo sì e non ci credo, che con l'effusione, sarebbe il terzo periodo, noi di punto in bianco siamo immessi nel terzo stadio, senza essere passate alle volte dal primo e dal secondo. Può succedere qualche volta, però allora ci vuole grande fatica dello spirito per farci di nuovo ritornare, non ritornare. Una che a me se mettiamo all'università e allora non ha fatto né il liceo né il ginnasio, e allora cosa fa? Bene, è ammessa all'università, va all'università, però bisogna supplire tutto l'insegnamento del ginnasio e del liceo, e allora lo spirito supplisce con scuola particolare, serale, a questo che manca, perché tutta la materia sia così ben data e possa essere assimilata, però sì, all'università. Alcuni dicono che noi siamo iscritti all'università, cioè a terzo stadio, però ci resta ancora fare il ginnasio e il liceo. E allora bisogna che noi andiamo alla scuola serale, alla scuola di supplenza, paghiamo i professori per poter essere ben addottrinati, ecco, parla così in parabole, ma è un po' rispecchia questa parabola la realtà. Io non ci credo, credo piuttosto che nelle fusioni lo Spirito Santo abbia dato una spinta potentissima avanti, ma poi ci piglia per i capelli, adesso comincia da capo, comincia dal primo ginnasio, poi comincia il primo liceo e poi rientra nell'università, però ci fa gustare tutto ciò che succede nell'università per un momento, ma poi ci fa tornare indietro perché questa formazione sia fatta gradatamente. Ossia, lo Spirito Santo, come fa la natura, non fa dei salti. Comunque in questo terzo stadio, che è lo stadio della maturità, ecco che attraverso le crisi delle due notti, in cui l'uomo viene purificato dal Signore, voi forse non avete gustato le notti, sono tremende, soprattutto la notte dello spirito è tremenda, anche la notte dei sensi, non scherza, sia nella notte, sia soli, non si ha dove appigliarsi, tutto viene a disgusto, c'è l'aridità, ci sono le tentazioni, bisogna superare lo spirito che ci soccorre, perché il Signore con la tentazione dà anche l'aiuto. Poi viene di nuovo la gioia nella preghiera, la preghiera unitiva, la preghiera di quiete, bellissima.
Ma già siamo nelle alte sfere e poi c'è la notte dello spirito, tremenda. Dio ha abbandonato la creatura. L'uomo tentenne nella fede, nella speranza e nell'amore. Si sente solo. È nella notte più buia, come i grandi santi. Di tanto in tanto c'è un bagliore nella notte. Dio si fa presente. Bisogna superare questo secondo stadio, la notte dello spirito, ed è allora che Dio si rende presente. L'esperienza di Dio è meravigliosa. Però in queste notti, ecco che lo Spirito Santo lavora e compie l'opera meravigliosa della formazione di Cristo dentro di noi. Vengono riprodotti in noi gli stati sacrificali di Cristo, l'abbandono di Cristo, l'agonia di Cristo, perché dobbiamo passare attraverso la via di Cristo, la crocifissione di Cristo, la morte di Cristo, prima di entrare nella gloria di Cristo. Comunque, senza entrare in dettagli, ecco lo Spirito Santo che forma il nuovo Cristo in noi. E di tanto in tanto la persona sente l'esperienza del Cristo vivente nella sua carne mortale. Anche nella carne lo spirito opera. Abbiamo una spiritualizzazione del corpo. Cioè, il corpo spirituale comincia quasi a trasparire dal corpo materiale che si sgretola, macedendo il corpo spirituale, cioè nel sacrificio lo spirito riproduce il corpo di Cristo sacrificato, perché dobbiamo assomigliare a Cristo paziente, a Cristo flagellato, a Cristo malmenato, per essere poi assomigliati a Cristo glorioso. Ed è opera dello Spirito, però si intravede in questo corpo flagellato dello Spirito, martellato dai martelli dello Spirito, si vede il corpo che il Cristo prepara, cioè che Gesù prepara per noi, che lo Spirito prepara per noi. Tutto è opera dello Spirito, lo Spirito che si mette in attività nella mente, nella memoria, come bello. Quando ci viene data la memoria di Cristo, la memoria di Cristo, non soltanto i pensieri di Cristo, ma la memoria di Cristo, scompariscono i nostri ricordi. Questo è anche un metodo di guarigione interiore. Noi abbiamo ereditato nel battesimo la memoria di Cristo. L'uomo, come uomo, vediamo un po' se c'è questa, una parentesi faccio. L'uomo come uomo ha ereditato dagli avi tutto questo patrimonio, così, del nonno, di tutti gli avi precedenti, e lo porta in sé, ma soprattutto il patrimonio del padre e della madre. Nel battesimo inseriti in Cristo, noi ereditiamo il patrimonio di Cristo, come il pensiero di Cristo, i sentimenti di Cristo, l'amore di Cristo. E quello è l'amore di Cristo. È un'amore bella, meravigliosa, l'amore del Padre. La storia di Cristo viene ereditata da noi. È una cosa difficile da spiegare, ma questa memoria che risana la nostra memoria, i ricordi di Cristo risanano i nostri ricordi ed è opera dello Spirito. Lo Spirito modella il cuore, mette in noi la passione, la compassione di Cristo, l'amore di Cristo. Così noi abbiamo compassione di tutte le creature, guardiamo con gli occhi nel Signore, guardiamo come se fossimo il Signore,
guardiamo tutte le creature e scopriamo Dio, scopriamo il Padre, il Figlio e lo Spirito nelle creature che guardiamo. E allora le cose sono trasparenti, perché non sono più un ostacolo alla visione di Dio, come succede nell'uomo carnale, ma l'uomo è spiritualizzato. E allora tutte le cose diventano trasparenti. Lo Spirito di Dio che in ogni cosa viene percepito, le perfezioni di Dio, la luce di Dio, vestigi di Dio che sono nelle cose, vengono percepite, tutto è incantato, perché noi viviamo negli occhi di Cristo, abbiamo la visione di Cristo, il pensiero di Cristo, il giudizio di Cristo, guardiamo con gli occhi del Signore, i nostri occhi sono gli occhi del Signore, allora nessuna cosa è brutta. Tutto è bello, se il tuo occhio è puro, diceva Gesù, tutto il tuo corpo è luminoso e non c'è nessuna cosa impura per i puri, perché siamo come il sole che guarda e non si imbratta mai, perché è Cristo che guarda in noi, Cristo che sente in noi, Cristo che cammina, ma questo è lo Spirito che lo fa. Non vi credete così, non ci crediamo così subito sotto, no, ma può succedere questo? Può succedere questo in un grado alto di perfezione a cui ci conduce lo Spirito. Per cui noi sentiamo compassione di tutte le creature, amiamo tutte le creature con l'amore con cui li ama Cristo. E noi sacrifichiamo a Dio il nostro corpo, diciamo alla messa. Che cosa la messa? Dire la messa ogni giorno, cioè offrire il sacrificio a Dio. Tu mi hai dato un corpo ed io te l'ho offerto, o Padre, perché i sacrifici non ti sono stati graditi. Io l'olocausto te l'ho dato in abominio, mi hai dato un corpo perché io te lo offro. E allora il nostro corpo è offerto a Dio, in libazione, in sacrificio. Questo nel lavoro quotidiano, nella malattia, nell'oblazione di noi al Signore, non viviamo più per il corpo. Le passioni vinte, i vizi crocifissi, sono opera dello Spirito in noi e opera anche nostra in collaborazione con lo Spirito, ma il nostro corpo crocifisso è offerto al Signore. Tutto questo opera lo Spirito dentro di noi, per cui si forma in noi l'altro Cristo, un altro Cristo. Il cristiano è un altro Cristo. A questo mira lo Spirito. L'ultimo tocco, come ho detto, lo farà nell'ultimo giorno, quando risusciterà i nostri corpi. Però finché siamo in questa vita e noi lasciamo fare lo Spirito è in attività. Perché? Perché vuole fare gioire il Padre. E quando l'uomo è diventato Gesù, il Padre gioisce, e lo scopo dello Spirito è fare gioire il Padre, offrire al Padre tanti Gesù incarnati, all'immagine del primo Gesù, del vero Gesù, formato nel grembo di Maria. Nel grembo della Chiesa, lo Spirito soffia, la Chiesa è quanto l'universo, non soltanto la Chiesa cattolica. Comunque nel grembo della Chiesa lo Spirito soffia e forma i Cristi, che siamo noi. Se lo lasciamo fare, fratelli e sorelle, siamo collaboratori dello Spirito. Non rattristiamo lo Spirito di Dio. Non contristiamo, tantomeno cacciamo lo Spirito di Dio. Perché arrivato a un certo punto o abbiamo lo Spirito di Dio, e siamo di Cristo, o se non l'abbiamo, di chi siamo non lo so, non lo voglio dire. Proprio nella pericope che leggiamo in questi giorni, capitolo 8 di Giovanni, a un certo punto Gesù dice: voi fate le opere del Padre vostro.
E sempre insisteva, voi fate le opere del padre vostro. E quindi diceva, ma noi non siamo nati da prostituzione, che abbiamo un altro padre, abbiamo padre Abramo. Voi fate le opere del padre vostro. E poi disse chiaramente, il padre vostro è il diavolo. Perché fa le opere del diavolo. Lui è omicida fin dall'inizio. Lui è falsario fin dall'inizio. Sempre dice menzogna. Quando dice menzogna prende del suo perché è falso. Voi avete per padre il diavolo. E San Giovanni riprende questo discorso nella prima lettera quando dice ci sono i figli di Dio e i figli del diavolo. E si fa la distinzione. Perché cosa si conosce se uno è figlio di Dio o figlio del diavolo? Ma noi siamo i figli di Dio. Abbiamo lo spirito di Cristo. Se abbiamo lo spirito di Cristo, noi siamo di Cristo. Ma se non abbiamo lo spirito di Cristo, dice Paolo, hic non est eius, questo non è di lui. E di chi è? Paolo ha un introduttivo, e di chi è? Però si capisce di chi è. Cerchiamo di avere lo spirito di Cristo, non cacciare lo spirito di Cristo. E non contristiamo neanche lo spirito, non contristiamolo. Egli in attività si contrista in tanti modi lo spirito, lasciamolo agire e collaboriamo con lui, è l'amore lui, lasciamoci amare da lui, formare da lui, crocifiggere da lui, lavorare da lui, è l'amore, e l'amore si consuma, l'amore si dona, l'amore fa morire. Fratelli e sorelle, con la grande verità, lo spirito ci muore giorno per giorno e ci vivifica giorno per giorno. Se tu vuoi conquistare la tua vita nello spirito, deve morire la carne. Quando tu muori completamente la carne, completamente vive lo spirito dentro di te. Amen.